Robin, qualche consiglio pratico pratico che potremmo implementare subito per i social media, eh? Numero 1, usa l'io e il tu. Non parlare sempre al plurale come se fossi in una stazione radio televisiva. Ecco a voi finalmente il nostro nuovo prodotto. Perché tutto al plurale? Ma quanti siete a scrivere? Quante mani ci mettete? Ma sei una persona sola? Dall'altra parte dello schermo c'è una persona sola? Sono venuti col pullman. C'è una persona sola. E allora, io, tu. Numero 2, parla come se stessi parlando con un amico, con una persona che conosci, per questo io, tu, ma soprattutto parlagli in maniera naturale, in maniera semplice, in maniera terra terra. Sai qual è il test che puoi fare? Dopo che hai scritto la tua introduzione al messaggio che devi postare su Facebook o dove vuoi, rileggilo ad alta voce e immagina di avere un tuo amico seduto davanti a te al bar e prova a simulare che tu gli stai dicendo questa frase ad alta voce. Che faccia fa? Strabuzza gli occhi e dice: oddio, ti senti bene? Oppure reagisce rispondendo immediatamente. Numero 3, punti esclamativi. Lo sai dove te li devi mettere, no? Ma dai, non mi far dire queste cose, su. I punti esclamativi, c'è una regola semplice, facile da ricordare, assolutamente impossibile sbagliare, come dire. Quando metti punti esclamativi vuol dire che non hai un cazzo da dire. Ma perdonami, ma proprio lo dovevo dire così limpido, semplice. Quindi, hai una frase importante? Mettici del sentimento. Vuoi far sentire la tua gioia? Esprimila, ma non coi punti esclamativi, perché poiché strillano tutti non strilla nessuno, e quindi il miglior modo per strillare è non strillare. Dillo piano con un bel punto alla fine, ma mettici un po' di cuore dentro. Numero 4, vai dritto all'uovo, cioè vai dritto al sodo. In che senso? Che nell'introduzione ai tuoi post non mi devi fare dei panegirici, girare intorno alle cose, introduzioni e sì perché noi, e guarda che alcune sostanze alimentari hanno anche delle proprietà. Oh, ma non ce l'abbiamo il tempo, la voglia, la pazienza di leggere tutta sta roba. O vai dritto al dunque oppure non la leggiamo. È come se tu vieni da me e mi fai: senti, ma vedo che hai un aspetto un po' pallido, vedo che ogni tanto sbadigli, so che da ieri che non mangi, ma lo sai che c'ho dentro questo sacchetto qua, che è una cosa triangolare che si mangia, tutto sto giro per dirmi che c'è il tramezzino, dimmi subito che c'è dentro al tramezzino, tonno, pomodoro e maionese. Allora l'intro non lo devi iniziare se c'ho fame, che mi vedi pallido eccetera, devi andare dritto al sodo: c'ho un tramezzino, tonno e pomodoro, hai fame? Lo vuoi? Tiè, vai dritto al sodo. Questi sono i miei consigli per poter cambiare qualcosa da subito, da oggi, e migliorare la tua strategia sui social media. Dai!